A noi piace guardare un film senza mediazioni della critica o di amici che l'hanno visto e spoilerano. Abbiamo bisogno di esserne coinvolti senza filtri, almeno la prima volta. Dobbiamo anche confessare lo scarso interesse verso le storie di backstage e retroscena, un aspetto da addetti ai lavori che sfigura l'opera fatta e finita, così come ci hanno fatto ridere, emozionare e sognare. E Carlo Verdone indugia fin troppo in questi flashback a base di Soralella, Lucio Dalla, rivalità e maldicenze. Questa non è una critica cinematografica, ma solo spettatoriale. All'inizio Carlo non colpì più che tanto, mentre si affannava nelle strisce comiche degli anni 70, dopo essere comparso in qualche ruolo minore di incerta catalogazione. Tre volte viene diretto da Giovanni Veronesi in film corali, dove il suo apporto è sempre gradito, ma non sono roba sua. La luna di Bernardo Bertolucci, breve esordio del 1979, resta fuori per così dire dalla giurisdizione di Carlo. Anche Italians del 2009 non è la sua acqua. Con Alberto Sordi girò In viaggio con papà è troppo forte. Nel primo mal si fondono due personalità costrette alla logorrea per fissare i personaggi. Nel secondo il veterano Alberto irrompe con eccessiva energia in una sceneggiatura delicata. Le foto del ragazzo Verdone ci mostrano un volto sfinato, una fisionomia del tutto diversa da quello che conoscemmo solo pochi anni dopo, come se qualcosa di importante fosse accaduto nel frattempo. Carlo Verdone parla della nuova droga dei giovani. Anch'io ho provato fentanyl, è come essere in un batuffolo caldo, dal Fatto Quotidiano, 29 agosto 2019. L'uso per scopo medico, da lui dichiarato, ha sempre indotto i fan a sovrapporlo ai suoi personaggi, impasticcati e nevrotici, insicuri nei rapporti con le donne. Glissiamo su Bianco, Rosso e Verdone, performance che oscilla dal mimo al frenetico, ancora l'artista incompiuto, in prove tecniche. La nostra analisi parte da un sacco bello, di nuovo i tre personaggi nella capitale agostana che accentua le solitudini e mette davanti a un vuoto difficilmente colmabile, fino a che si spera emergeranno nuove speranze. Borotalco, il cult affonda nella vacuità dei rapporti di coppia dei giovani, nelle gabbie in cui sono rinchiusi anche nei liberati anni Ottanta e nella scarsa tenuta ormai delle famiglie che si proveranno a formare. In Acqua e Sapone si ripropone lo scambio doloso di identità, con esiti forse meno felici che nel precedente, ma un filo di dolcezza in più. Al tempo stesso si avverte l'amore per Roma, che entra nei pori anche del più accanito nemico della capitale, soprattutto in pellicole come nel citato Troppo Forte del 1986, sceneggiatura di Sergio Leone con Rodolfo Sonego. Leone era amico di famiglia dei Verdone, papà docente di storia del cinema, mamma professoressa. Spesso non viene nemmeno citato Cuori nella tormenta del 1984, la regia non è di Carlo, che collabora alla sceneggiatura, dove compare perfino Ettore Scola. Ma le comicità televisivo-teatrali di Lello Arena e Jimmy il fenomeno non quagliano con le dinamiche verdoniane. I due carabinieri, 1984, due romani a confronto in trasferta con un montesano in gran spolvero e un amore malato di Marino per la cugina che rischia di finire in tragedia. 7 chili in 7 giorni, 1986, piacevole digressione diretta dal fratello Luca Verdone, film in cui umilmente Carlo accetta le dinamiche del coprotagonista Renato Pozzetto in uno scontro al calor bianco tra comicità lombarda e capitolina. Io e mia sorella del 1987 punge decisamente, buttando sul piatto il sospetto di un amore fraterno morboso. Compagni di scuola, 1988, il ragazzo per bene fa più sfracelli di tutti perché non è un mascalzone di natura e il male lo fa proprio male. Il bambino è il poliziotto, 1989, notiamo subito l'assenza di contraltari maschili o femminili che in questa fase sembravano consolidati. Nessun partner fisso né comprimari di un certo peso a far da contorno. Il tema di un singolo incallito che si ritrova a occuparsi fortunosamente di un bambino non suo non era nuovo già allora. La recitazione è sottotono e il finale, in effetti, all'americana. È una tappa un po' evanescente della summa verdoniana, con una sceneggiatura che in origine era stata pensata per Luigi Comencini. Magari di base era buona, ma manca di molto. Verdone non è un poliziotto da parodia, ma nemmeno convince come commissario vero. Non c'è una convincente parte femminile, scade subito il ritmo narrativo e Carlo, da batterista amatoriale, lo sa. Inciso, non provate a dirlo però nei forum a tema su Carlo Verdone, vi saltano addosso perché è idolatria, giusto? Stasera a casa di Alice, 1990. Carlo prova il trittico di protagonisti e non sbaglia. Ornella Muti è partner sperimentata. Sergio Castellitto è un coprotagonista strepitoso. Forse
Forse la vicenda parallela della sorella di Alice, depressa e poi suicida, aggrava un po' la visione, ma il divertimento, in questo caso venato di una buona dose di amarezza, è garantito. Carlo mette i piedi nel piatto con la solita nonchalance, l'adozione di bambini all'estero, la noia matrimoniale, la trasgressione sessuale. Maledetto il giorno che t'ho incontrato, 1992, due super impasticcati, con una vita sentimentale disastrosa, devono innamorarsi per forza, passando attraverso la passione frustrata per il rock, Jimi Hendrix, il tabù dei lassativi in vacanza, la cotta per l'analista, l'annullamento dell'erotismo dopo la fine di una storia, Rita Pavone e tante, tante citazioni in quella fase della vita in cui inizi a non provare più una bella nostalgia per il passato, ma si insinuano i rimpianti ed è meglio guardare avanti. Al lupo 1992, un altro terzetto vincente. A fianco di Carlo troviamo Francesca Neri e Sergio Rubini. Qualche forzatura per tenere insieme troppi temi. Perdiamoci di vista 1994. Le allusioni all'ambiente Rai e lo sberleffo alla televisione del dolore sono espliciti e ci fanno gongolare, ma ridendo e scherzando si parla di disabilità. Sullo sfondo, verso il finale, una Praga romantica, musiche suggestive di Fabio Liberatore. Viaggio di nozze 1995. Arriva al fine la riproposizione matura dei tre personaggi classici, anche se l'episodio che segna il film resterà quello girato con Claudia Gerini, con il tormentone o Famostrano. Ed è il più bello, meno paradossi ma dolente riflessione sulla coppia. Sono pazzo di Iris Blonde, 1996. Ecco di nuovo la coppia Verdone-Gerini in un piccolo capolavoro. C'è tutto il repertorio verdoniano, la passione per la musica, la frustrazione, l'amore inatteso, trovato e perso, il dolore e la rabbia, il sarcasmo, una goccia di politicamente scorretto, l'irriconoscenza della vita e la cattiveria pura. L'occhio di Jacqueline è come quello della madre di Fantozzi Potemkin e aspetti sempre una scena amorosa vera che Carlo non concederà mai. Il Gallo Cedrone, 1998, Carlo diventa un cialtrone per eccellenza che, naturalmente, farà carriera in un'italietta fin troppo caricaturale. C'era un cinese in coma, 2000, nel ruolo di un impresario di sottobosco che Carlo è messo troppo al servizio dell'esordiente Beppe Fiorello, ma il contrasto tra generazioni è reso bene e si fa luce sull'ambiente dello spettacolo con i suoi sogni infranti e le subentranti modalità del terzo millennio nel creare personaggi. Tralasciamo i vari manuali d'amore dove l'attore si appiattisce a favore di presenze non sempre felici. Ma che colpa abbiamo noi? 2003, film corale, godibile, su un gruppo di sbarellati in analisi e presenze positive come di nuovo la Bui e il grandioso caratterista Antonio Catania. L'amore eterno finché dura, 2004, ottimo cast a incorniciare il cinquantenne sessualmente irrequieto beccato mentre partecipa a uno speed date che cambierà la vita a tutti. Il mio miglior nemico, 2006, direttore d'albergo spocchioso, licenzia con giusta causa una dipendente instabile. Il figlio di lei però gliela giura. Finirà con una valida esperienza umana. Grande, grosso e Verdone, 2008. Di nuovo Carlo si fa in tre, con esiti buoni per un pubblico di fan. Io, loro e Lara, 2009. Prete missionario in Africa torna in Italia dopo anni, trovando una società in dissoluzione. Posto in piedi in paradiso, 2012. Storie convulse di tre single per scelta o di ritorno. Gara di bravura fra Verdone, Favino e Giallini, anche se nuovamente il ritmo crolla abbastanza presto. Sotto una buona stella, 2014, Carlo si sacrifica per valorizzare una cinematograficamente acerba Paola Cortellesi in una storia di adattamento esistenziale. L'abbiamo fatta grossa, 2016. Agrodolce incontro-scontro tra un attore sfigato e un improbabile detective. Carlo, appunto, qui alle prese, con un ritmo recitativo più lento per accordarsi al partner Antonio Albanese. Benedetta Follia, 2018. Proprietario di un negozio di articoli sacri, viene lasciato dalla moglie per una donna. Si imbatte in una bella coatta che lo trascinerà in avventure lisergiche. Si vive una volta sola, 2020, ottima performance di Anna Foglietta, la cadenza si adegua più a Papaleo che a Verdone, si guarda ma non si ricorda. L'uomo Carlo Verdone, la passione cinematografica ci portava spesso davanti a set capitolini che Carlo ha utilizzato per mostrare la sua città sotto luci sempre diverse, in modo scanzonato ma con molta emozione. Stava a ciascuno ritrovarsi negli innumerevoli dettagli di queste pellicole. Sposato, due figli, separato da tempo ma mai divorziato a suo dire, i rotocalchi sono riusciti solo a scrivere qualche allusione su lui e Claudia Gerini al tempo del loro sodalizio professionale,
Ma i due hanno sempre parlato di semplice amicizia. Sta di fatto che i giornali e la stampa in genere rispettano la sua privacy, come non fanno praticamente con nessun altro artista del suo calibro. Non escono fotografie, nemmeno col teleobiettivo, fuggevoli immagini con chi che sia. Carlo è etereo, inafferrabile, e in questo ci ricorda proprio Alberto Sordi. Entriamo dunque nel mood della prima autobiografia di Carlo, La casa sopra i portici, uscita nel 2012, passati 60, lui è nato nel 1950. Il titolo da solo già ci porta tristezza, riferendosi evidentemente alla casa di famiglia dell'autore. Da Mangialibri.com, Simeone Ballini, siamo a Roma in un cupo pomeriggio di aprile. Un uomo elegante si trascina malinconico per via Lungotevere dei Vallati. Si ferma a contemplare il numero 2, un imponente palazzo ombertino per metà rosso vinaccia e, dopo un po' di esitazione, decide di salire al terzo piano. Quell'uomo è Carlo Verdone, quella è la casa che la sua famiglia aveva in affitto dal Vaticano dal 1930. Lui è lì perché ha un appuntamento con l'addetto del vicariato. È giunto il momento di restituire le chiavi. Prima di farlo, però, prima di abbandonare definitivamente quel luogo che lo ha visto nascere e crescere, decide di fotografare tutto. Tuttavia, noi, tornando a noi, resistiamo all'incipit decadente e nostalgico e cerchiamo il comico e l'irriverente in quelle pagine. E si trova, perché Carlo ha una bella linguetta. Nessuno sconto viene concesso ad Alberto Sordi, nella cui grande cupa abitazione romana Carlo fu ospite senza molte comodità. Ce lo descrive come un mix dei suoi personaggi, tra l'avaro, il marchese del Grillo, io e Caterina, confermando nel lettore l'aura di mistero che avvolgeva Albertone. E Carlo come vive? Forse similmente? O almeno a casa sua le saponette non scarseggiano e la luce si può accendere senza timore di spreco? Curiosità sorge a leggere del cognato Christian De Sica, che avrebbe praticamente salvato la sorellina Verdone, Silvia, da frequentazioni pericolose. Questa è una sorpresa, è un'ennesima malignità di Carlo. Oggi Silvia è una signorotta romana altoborghese, ben lontana dalla Lolita che il fratello impietosamente ci descrive. D'altro canto, Carlo non sembra risparmiare nessuno, con vellutata perfidia. Le figure genitoriali del protagonista dei suoi film sono spesso assenti, o se presenti, si tratta di coppie disfunzionali o parodistiche, o di un solo genitore, vedovo e anaffettivo, di solito il padre. Non di meno, raccogliamo un senso di calore, di famiglia, di affetto, di cameratismo, in mezzo agli altisonanti nomi che frequentavano la sua bella casa. E questo è quanto di meglio poteva riuscire a darci. Un altro film, però scritto, uno sguardo su quel mondo. Forse più apprezzato al centro-sud che nel nord Italia, Carlo Verdone resta comunque un vettore di Roma e della romanità, con minor pretese rispetto a Sordi di rappresentare l'italiano medio e più esposto nel rappresentare nevrosi e fragilità. Mai volgare, sembra voler risparmiare allo spettatore le brutture del mondo, con l'intesa che lui potrebbe stare all'altezza di un Kenneth Branagh, ma per questa ennesima volta lascia perdere. Comunque, grazie. Chi ti ama continuerà a farlo nonostante tutto.